Dopo il gesto di omaggio alla lapide che ricorda le vittime della barbarie degli stragisti, vi sono poche parole a poter pronunziare e sono dolore, ricordo, verità. Il dolore per le vittime, per tante donne, uomini, bambini assassinati dalla violenza del terrore stragista. Ognuna di queste persone aveva una storia, una prospettiva di vita, un futuro che è stato rimosso, sottratto loro e cancellato. È stata sconvolta la vita di molti familiari delle vittime. Questo ha indebolito il nostro Paese nella sua società complessivamente, privandolo di storia di futuro di suoi cittadini e di tante persone che erano qui in quel 2 di agosto, come queste foto manifestano e ricordano. Questo dolore non è estinguibile, è una ferita che non può essere, che non può rimarginarsi e che per questo chiede ricordo. Il ricordo delle vittime, anzitutto, naturalmente, di quel che è avvenuto, per essere vigili, per evitare che si ripeta qualunque avvisaglia di strategie del terrore come quella che allora fu messa in campo.